Buongiorno, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Vedete tanti saluti, tante persone connesse da tante parti del mondo. Grazie a tutti per essere qui. Oggi siamo molto felici di presentare un nuovo libro, un libro di preparazione all'esame AP, Advanced Placement Italiano, che come sapete, o forse qualcuno lo scoprirà oggi, è molto diffuso negli Stati Uniti. Abbiamo deciso di creare questa guida pratica. Perché prima di tutto per aiutare i colleghi che hanno bisogno di uno strumento efficace per preparare i loro studenti, ma anche per contribuire alla promozione dell'esame stesso. Sappiamo ad esempio che per le altre lingue ci sono diverse pubblicazioni simili. E promuovendo l'esame vogliamo contribuire alla promozione della lingua italiana, negli Stati Uniti, perché questo fa parte della nostra missione, la diffusione dell'italiano nel mondo. E cerchiamo di farlo creando libri innovativi, facili da usare e coinvolgenti per gli insegnanti e per gli studenti, prima di tutto. Come questa guida pratica all'esame AP, che vi presenterà la sua autrice, Roberta Pennasilico, insegnante con grande esperienza e bravissima formatrice. Quindi, anche se non vi interessa l'esame AP in sé, perché vedo che ci sono tanti colleghi presenti oggi da diversi paesi, credo comunque che troverete l'intervento di Roberta molto molto utile. Quindi, Roberta, a te la parola. Se attivi Eccomi. la tua webcam. Ciao. Sì. Grazie, grazie per questo intervento. La parola a te e buon lavoro. Grazie. Vado con la condivisione e saluto tutti e tutte quante. Siete collegati da moltissime parti del mondo, è bellissimo, veramente benvenuti a tutti e a tutte, qualsiasi sia il fuso orario che vi accompagna. Sono veramente felice di presentare questo volume oggi per Edilingua e sono felice se riuscirà ad essere di vostro gradimento e soprattutto di utilità. È un esame, è una pubblicazione che naturalmente, come ha detto Teles, riguarda soprattutto diciamo, il mondo americano, è una certificazione che si consegue nei licei americani. Ne parleremo un po', vi racconterò un po' del mondo AP e esamineremo brevemente le criticità del programma e vi spiegherò, approfondirò quello che ha cominciato a dire Teles con l'obiettivo dell'opera. Vi darò degli esempi pratici e un assaggio di un piccolo videoclip del tutorial che è destinato soprattutto agli insegnanti e alle insegnanti. Alla fine ci sarà uno spazio per domande e risposte, quindi magari appuntatevi la vostra domanda o scrivetela nella chat e alla fine saremo felici di rispondere. Per chi non mi dovesse conoscere, io sono Roberta Pennasilico, insegno italiano, lingua e cultura italiana in un istituto del Dipartimento della Difesa americana a Napoli e insomma da tanti anni, quindi sono diciamo abbastanza rodata e sono abbastanza diciamo famosa nel nostro piccolo cerchio di insegnanti perché condivido molto le mie lezioni, adoro creare lezioni originali e condividerle. Ho insegnato anche al Middlebury College e ho fatto parte della commissione della stesura dell'esame dell'AP e anche di quella della correzione degli esami. Ecco perché questo, diciamo, è diventato un po' il mio campo di esperienza maggiore. Come diceva Telis, per chi non dovesse conoscere questo particolare programma, l'Advanced Placement è sponsorizzato dal College Board ed è praticamente un corso universitario, quindi con contenuti da college, fatto però a livello di high school, di liceo. Quindi in moltissime scuole americane ci sono diversi programmi con diverse materie, ma ci sono anche molti studenti che appunto studiano, sono registrati nel corso di AP e alla fine sostengono un esame che si rivela molto importante soprattutto al college, perché chi decide di continuare a studiare italiano all'università avrà, avendo superato l'esame di EP, avrà abbonato quel corso, quindi naturalmente c'è non solo un risparmio monetario, ma proprio c'è la possibilità di andare a livello superiore.
Questo è un esame che si può fare anche da privatisti e da altre parti del mondo. Dopo vi darò anche un'informazione maggiore nel caso vi dovesse interessare far fare l'esame a qualcuno dei vostri studenti, delle vostre studentesse, pur non avendo il corso di AP all'interno della vostra scuola. Per chi già insegna AP sa bene che il mondo del corso è un mondo magnifico. Il corso AP ha un sillabo veramente ampio ed ci lascia moltissima libertà. È appunto un corso da college, quindi ci possiamo permettere di parlare di tantissimi argomenti e ognuno di noi insegnanti di AP sa benissimo che può parlare in classe di praticamente di tutto, di fatti di attualità, di post sui social, delle proprie tradizioni italiane, delle tendenze della formazione dell'ultima società, dell'evoluzione, diciamo, della recente società italiana, ma anche raccontare degli aneddoti personali. Si fa comunque lezione all'interno, rientra tutto all'interno del sillabo dell'AP. E si fanno naturalmente molti confronti culturali tra l'Italia e la comunità di appartenenza degli studenti e delle studentesse. Questo perché? Perché il syllabus dell'AP si basa su questi sei temi e vari sottotemi che, come potete vedere anche a una rapida occhiata, riuscirete a vedere che praticamente copre tutto il possibile, gli argomenti che possono relazionarsi alla cultura italiana, naturalmente utilizzando la lingua al 100%, perché a questo livello, a livello avanzato, si parla italiano al 100%, e quindi, come potete vedere, qualsiasi elemento voi inseriate all'interno della lezione, voi state facendo lezione AP. Quindi questa libertà che abbiamo noi insegnanti di AP è preziosa e ci fa apprezzare moltissimo questo corso. Naturalmente, però, ci sono delle criticità che noi ben conosciamo e riguardano soprattutto, insomma, le esperienze personali. Prima di parlarvene brevemente, chiedo agli insegnanti e alle insegnanti di AP, o comunque se qualcuno altro vuole rispondere, semplicemente c'è anche un'opzione del non insegno ancora AP, chiedo gentilmente a chi vuole rispondere al sondaggio, qual è la maggiore criticità di cui avete esperienza nell'insegnare il corso di Advanced Placement? Se inquadrate il QR code, potete selezionare anche più di una risposta. Mi interesserebbe sapere, per chi di voi insegna AP, qual è il maggiore. Ok, vedo che moltissimi non insegnano ancora AP, perfetto. Degli insegnanti invece di AP, voilà. Ok, fantastico. Vi ringrazio. Perfetto, come potete vedere le opzioni sono mancanza di libri di testo, creare lezioni originali, richiede molto tempo, c'è poco tempo per coprire tutto il sillabo, è difficile stare al passo con l'attualità. Io vi ringrazio perché era esattamente quello che prevedevo. È vero, è così, la mancanza di libri di testo è sicuramente, come potete vedere, il 50% di voi ha risposto a questa domanda che naturalmente non mi sorprende neanche troppo per niente. Però vediamo, nonostante tutte le difficoltà, l'esame AP ha una buona resa. Ci sono moltissimi ragazzi che lo passano, come potete vedere i risultati di quest'anno, che sono bene o male in linea con quelli degli anni precedenti. Più del 70% di studenti e studentesse passano l'esame e dalle valutazioni che sono fatte dal College Board potete vedere che bene o male
la resa e il rendimento degli studenti e le studentesse è abbastanza costante e tutto sommato soddisfacente. Questo è quello del 2023, come potete vedere è assolutamente in linea, però vorrei attirare la vostra attenzione su un particolare che è di quest'anno, ma anche degli anni passati. Come potete vedere, la parte in cui gli studenti e le studentesse trovano maggiore difficoltà è quella relativa alla presentazione, al confronto culturale, quindi al parlato, alla presentazione, anche l'anno scorso e comunque anche negli altri anni. Sul sito del College Board ci sono le relazioni dei chief reader e che alla fine non solo danno tutti i risultati degli esami, ma fanno anche una relazione per dare delle informazioni agli insegnanti. Sono molto accurate e sono molto utili e questo naturalmente ha anche ispirato la mia urgenza di scrivere questo volume. Se andate a vederlo sul sito del College Board anche degli anni passati, potrete vedere che c'è una costante. Il Chief Reader suggerisce agli insegnanti di preparare i propri studenti soprattutto in previsione dell'esame. Come potete vedere, ci sono diversi suggerimenti che chiedono agli insegnanti di preparare gli studenti più in previsione di fare l'esame, di sostenere l'esame. Cioè, sembra che molti ragazzi siano bravi in quanto contenuto, ma che spesso non realizzano, diciamo, che il contenuto sia legato all'esame. Adesso naturalmente la vita di un insegnante EP la conosciamo benissimo, chi insegna EP sa che deve un po' arrabattarsi su alcune cose, lo sappiamo benissimo che dobbiamo seguire molti workshop, i webinars, il sito del College Board, dobbiamo chiaramente un po' arrangiarci come viene, facciamo la selezione del materiale da soli, creiamo delle lezioni originali, soprattutto facciamo rete tra noi insegnanti, ci scambiamo delle lezioni, perché come dicevo prima è un tipo di programma che si costruisce giorno dopo giorno in classe a secondo anche di quello che succede nell'attualità. Che cosa succede oggi? Se oggi c'è una notizia, ieri c'erano i 90 anni di Sofia Loren, io immediatamente prendo la notizia da fuori e la porto in classe e ci faccio una lezione originale, perché è questo il cuore del programma EP. Quello che però tra tutte le nostre ricerche e no il nostro lavoro, quello che secondo me mancava era appunto una sorta di compendio, di linee guide che mettesse un po' insieme quello che bene o male tutti sappiamo, ci condividiamo le nostre esperienze, le nostre informazioni, vediamo sul sito del College Board, ci sono dei video molto utili, ma mancava secondo me un libro, un volume che indirizzasse, che aiutasse i ragazzi e le ragazze in maniera pratica e di conseguenza anche i professori. È qui che mi è venuta l'idea. Come faccio a mettere insieme queste informazioni in maniera così pratica? E quindi è nato la guida EP. Gli obiettivi della guida sono questi. Prima di tutto, appunto, ho pensato di fare una sorta di lista di suggerimenti pratici che guidi gli studenti e le studentesse a ogni guida, prova particolare dell'esame. Naturalmente questa guida pratica aiuta anche gli insegnanti e le insegnanti all'interno del corso perché mentre faranno la propria lezione sul fatto di attualità avranno sempre un appoggio, un materiale di supporto che li aiuterà appunto a supportare i ragazzi. Un'altra cosa che mi ha spinto a proporre questa idea è che nella mia esperienza personale moltissimo è cambiato quando ho cominciato appunto a inserire nelle mie lezioni lungo tutto l'anno una serie di esercizi e di attività che avessero proprio l'aspetto di quello che poi gli studenti e le studentesse incontrano all'esame.
Questa per me è stata una svolta perché i miei studenti che hanno sempre fatto bene all'esame, hanno sempre passato l'esame, hanno sempre avuto buoni voti, ma la svolta incredibile c'è stata quando appunto ho cominciato a dirottarli, a supportarli meglio con queste guide pratiche. Quindi alla fine c'è stato una sorta di sollevamento di stress, di nervosismo al momento dell'esame e quindi hanno cominciato ad andare all'esame completamente sereni e tranquilli perché sapevano che cosa li aspettava, nei minimi particolari. Tant'è vero che poi alla fine, quando finisce l'esame, mi chiamano, mi mandano i messaggi, ci vediamo subito, mi dicono tutti quanti. It was a piece of cake, it was a piece of cake. È stato tranquillo, è stato molto facile perché è esattamente quello che facciamo in classe e questo mi ha spinto moltissimo perché i ragazzi hanno un abbassamento del livello dell'ansia e del nervosismo incredibile. A proposito diciamo della parte un po' più debole dell'esame, il confronto culturale, ho pensato che magari potesse essere utile una sorta di collezione di schede riassuntive che desse agli studenti e alle studentesse una panoramica di quello che dovrebbero sapere e magari approfondire naturalmente a proposito della cultura italiana. Queste schede riassuntive hanno naturalmente l'obiettivo di aiutare gli studenti e le studentesse proprio a fare meglio nelle prove a free response questions e quindi produttive e soprattutto nel confronto culturale. Naturalmente il mio piccolo grande sogno finale professionale è quello di aumentare il numero di esami di successo e anche naturalmente la voglia degli studenti e delle studentesse di iscriversi ai corsi di AP. Lo so che è un sogno un po' ambizioso, ma io ci provo. Per chi di voi non lo dovesse sapere, diciamo, l'esame ha una parte con domande a scelta multipla, che si occupa più o meno di testi letterari, di conversazione, eccetera, e poi una parte a produzione libera. La parte su cui è basata la multiple choice questions è naturalmente tutte cose che poi naturalmente facciamo già in classe, non c'è niente di nuovo. In classe noi portiamo delle infografiche, degli articoli, li commentiamo, li leggiamo insieme. Quello che spesso non si fa è correlare l'attività con la prova specifica dell'esame, in maniera che gli studenti siano abituati dal giorno 1 a fare l'attività in previsione dell'esame, attività in previsione dell'esame. Anche nella seconda parte dell'esame, che è quella produttiva, c'è una risposta all'email, c'è un saggio argomentativo e quindi esporre una propria opinione a proposito di un fatto, di un tema suggerito, c'è una conversazione e alla fine c'è un confronto culturale. Queste sono le quattro prove dell'esame della free response questions. Ripeto, anche se noi spesso gli insegnanti e le insegnanti lo fanno normalmente in classe, quello che però sembra, almeno dai molti suggerimenti dei chief readers alla fine dell'esame, è che molti studenti e studentesse non abbiano ben chiara la connessione tra l'attività e l'esame. Quindi, voi che insegnate AP, mi potete rispondere, potete anche lasciare da prima, se avete risposto prima, è rimasta intatta aperta la finestra del QR code, altrimenti lo potete riinquadrare. E sono molto curiosa di sapere, voi che insegnate, questo è solo per gli insegnanti di AP, mi piacerebbe sapere, a seconda, naturalmente in base alla vostra esperienza, da quello che vi dicono gli studenti e le studentesse, qual è la parte che dà più problemi? Conversazione. Ok, quindi sempre una produzione orale. Però è l'altra produzione orale, perché di solito il confronto culturale è quello che nei report alla fine è quello che risulta più difficile. Benissimo, ok. Sono molto, vi ringrazio. Perfetto. In ogni caso, grazie mille della risposta. Quindi la produzione orale rimane la più grande challenge, la sfida più grande sicuramente. Benissimo, questo è un po' sorprendente perché il confronto culturale pensavo che fosse
diciamo, secondo tutti i report, fosse quello più difficile. Va benissimo, in ogni caso, io ho pensato naturalmente di aiutare voi insegnanti di AP e gli studenti e le studentesse con una serie di suggerimenti che coprono comunque tutte le attività. Come potete vedere, questa è l'immagine dell'indice del volume. E naturalmente troverete che c'è una parte di premessa che faccia capire agli studenti e alle studentesse che si trovano davanti a un corso molto impegnativo, ma che si può fare ed è anche molto stimolante. Poi c'è tutta la spiegazione della sezione a domande a scelta multipla, quella di produzione libera, e poi c'è una serie di schede riassuntive e anche una serie di schede di autovalutazione, così gli studenti e le studentesse possano dire alla fine di ogni lezione quanto sono in grado di riportare. Per farvi vedere alcuni esempi dal libro, vi posso dire che c'è appunto magari c'è l'estratto di materiale autentico già, quindi si parla in classe dell'Halloween, della zucca, di tutti i santi e così via, di una festa chiaramente tipicamente italiana a confronto con una tipicamente americana. Nonostante sia presentato il pezzo di materiale autentico, c'è immediatamente sotto la lista di domande a scelta multipla, così come troverebbero all'esame. Quindi si abituano subito. Così come, per esempio, se vedete qui all'inizio, la prima di ogni attività del Multiple Choice Questions, c'è l'esempio. In questo caso vi faccio vedere il promotional material, quindi la brochure promozionale che è la prima prova delle domande a scelta multipla. Come potete vedere, abbiamo messo la brochure, abbiamo messo le domande e poi abbiamo spiegato agli studenti e alle studentesse perché c'è la scelta di quelle risposte. E così abbiamo fatto anche con i testi letterari, che è appunto un'altra prova delle multiple choice questions. Una lettera, anche qui, come potete vedere, nella sezione lettera abbiamo cominciato con un esempio che spieghi agli studenti e alle studentesse perché si deve scegliere una risposta rispetto all'altra. Quindi la prima attività sarà sempre d'esempio affinché i ragazzi vedano che cosa stanno facendo e che cosa si aspetta da loro. E poi c'è tutta una serie di attività in cui devono provare di aver capito quello che stanno facendo. Naturalmente le soluzioni sono sul sito di Edilingua per gli insegnanti che acquistano il volume. E quindi c'è anche l'infografica con l'articolo, c'è per esempio l'intervista, esempi di intervista con sempre domande a scelta multipla, oppure la presentazione con relative spiegazioni del perché bisogna scegliere una risposta rispetto all'altra. Come vedete qui nella email reply, nella produzione libera della scrittura di un'email formale, c'è un esempio di email scritta oggettivamente bene per uno studente o una studentessa e c'è, come vi dicevo, la lista di molto pratica, molto maneggevole affinché gli studenti e le studentesse capiscano che cosa devono fare per fare bene in questa prova d'esame. Quindi hai scritto questo, hai risposto alla domanda, hai fatto questo e queste sono le domande che ti devi porre. E poi ci sono tutta una serie di email per fare pratica. Così vale anche con il saggio argomentativo. Abbiamo presentato un esempio di esempio autentico, è una delle mie studentesse degli anni passati che ha scritto il saggio sull'ambiente e come potete vedere suggeriamo agli studenti e alle studentesse che cosa devono guardare, che cosa devono fare affinché possano fare una bella prova del saggio argomentativo e poi ci sono tutte una serie di esempi. Visto che avete risposto che la conversazione è il vostro rischio, diciamo, la vostra area più, diciamo,
difficile, diciamo, con i ragazzi, troverete sicuramente utile la spiegazione di che cosa possono fare, devono fare i ragazzi e le ragazze per fare un buon esercizio alla conversazione. Quindi vedrete tutta una serie di suggerimenti molto specifici e particolari e poi del riassunto, tipo il ruolo dell'interlocutore, il tuo ruolo e così via, e tutta una serie di esempi. Registrazioni in cui i ragazzi dovranno, a cui dovranno rispondere seguendo le indicazioni. E così anche con il confronto culturale, che appunto secondo il report del College Board rimane la parte più ostica, e quindi ci sono tutta una serie di indicazioni da seguire per i ragazzi. Procedi, fai una breve premessa, cita una consuetudine e così via. Con questi suggerimenti molto specifici e pratici, si spera che i ragazzi e le ragazze riescano ad andare a fare per sé, diciamo da soli, alcune delle tracce, a svolgere delle tracce che poi abbiamo inserito. Il capitolo 4 è, come dicevo, una collezione di schede culturali che siano un po' un riassunto, appunto, veramente un bignami. Per chi alla mia età si ricorderà benissimo il bignami che utilizzavamo prima di fare l'esame di Stato, che era molto utile perché lo si usava, diciamo, un paio di settimane prima dell'esame, giusto per rinfrescarsi le idee e per mettere poi insieme un po' di concetti e svilupparli. L'ultimo capitolo invece ha le schede di autovalutazione, quindi gli studenti e le studentesse valuteranno le proprie competenze seguendo appunto le nostre indicazioni. Per gli insegnanti, poi, il volume contiene una serie di video tutorial che danno loro le indicazioni su come costruire il corso. Ve lo dico in un attimo, vi faccio vedere più o meno che aspetto ha il video. Questo videocorso intende dare agli insegnanti e alle insegnanti di AP Italian una serie di suggerimenti, gli studenti soprattutto con l'ascolto, con la lettura di articoli del giornale, che sarebbero molto importanti per la classe, e che consiglio di dare ai ragazzi la possibilità di parlare di tantissime cose, come le ricette regionali. Credetemi, tutto quello di cui parlerete avrà a che fare con uno o più temi. Chiedere agli studenti di scegliere un luogo in Italia che loro eleggerebbero a luogo del cuore. Ho creato un'attività che assomiglia a una delle prove d'esame. Ok, quindi questo è un esempio di video. Perché abbiamo pensato di includere dei video che indirizzassero direttamente agli insegnanti? Perché naturalmente crediamo che la costruzione di un corso AP abbia degli obiettivi precisi. Naturalmente il primo obiettivo è quello di presentare agli studenti e alle studentesse dei pezzi di realtà autentica di quello che veramente succede, è successo delle nostre tradizioni, ma anche delle nuove tendenze di quello che sta diventando la nostra società e delle cose che ancora fanno parte, diciamo, del nostro retaggio culturale. Naturalmente poi suggeriamo tutta questa serie di attività e diamo tutta una serie di indicazioni affinché gli studenti e le studentesse si possano preparare per l'esame. Come dicevo, questo sforzo che noi facciamo ha anche un obiettivo al di là del liceo e dell'esame. Speriamo di contribuire in minima parte, per quanto possiamo, all'acquisizione di una consapevolezza maggiore verso la cultura italiana e speriamo che più studenti e studentesse decidano di continuare gli studi anche al college. All'interno dei video accompagno gli insegnanti e le insegnanti con una serie di suggerimenti sui tre pilastri del corso AP che riguardano soprattutto le attività linguistiche basate sui temi dei AP, sulle notizie di attualità, che poi è il cuore pulsante del corso, e naturalmente do una serie di suggerimenti su come fare applicare, diciamo, la struttura dell'esame all'interno della lezione. Quindi troverete praticamente una serie di
suggerimenti nei video che riguardano il contenuto, diciamo, dell'esame sui temi EP, sull'attualità, ma anche la forma e quindi le prove d'esame originali, degli esami passati e così via. Naturalmente il nostro obiettivo principale è quello di far superare l'esame ai nostri studenti. Ripeto, io spero anche che questo li sproni verso anche studiare l'italiano al di là della high school. E questo è un discorso che mi sta particolarmente a cuore perché noi facciamo anche molta rete con insegnanti del college, lavoriamo molto insieme e sappiamo che c'è questa difficoltà a far continuare gli studi di italiano. Quindi diciamo in sunto, in breve sunto, vi dico che questa pubblicazione, la guida EP, contiene la spiegazione del corso, dell'esame, dei temi e di alcune attività di apprendimento, di approfondimento. Poi c'è una sezione di domande a scelte multipla e anche di produzione libera, come email reply, saggi argomentativi, confronti culturali. Ci sono dei suggerimenti pratici per ogni prova d'esame, per superare l'esame. E naturalmente i video per gli insegnanti, c'è un video corso con dei suggerimenti pratici per costruire un efficace corso di EP. Vi chiedo 30 secondi perché vorrei veramente ringraziare tre persone veramente molto che mi hanno aiutato, il professor Telis Marin che ha immediatamente accolto la proposta, che ha capito immediatamente la mia urgenza, che mi sono fatta semplicemente portavoce di molti dei miei colleghi e delle mie colleghe. Anna Gallo della redazione, ti ringrazio tantissimo per la pazienza e per l'assistenza, e Elena Vianello per il marketing. Quindi grazie mille, è stata veramente un'esperienza fantastica. A questo punto, quindi, io chiederei se ci sono delle domande prima di darvi giusto gli ultimi suggerimenti e indicazioni, e spero di aver esaurito, diciamo, la presentazione della guida. Telis e Anna, possiamo procedere adesso o con alcune domande? Grazie intanto. Sì, stanno arrivando adesso delle domande, quelle che le avevano poste all'inizio, nel frattempo ho risposto, ma erano più di domande di tipo tecnico, quindi magari lasciamo qualche secondo che pensino ai concetti che hanno visto e che quindi domande. Se vuoi aprire il pulsante appunto di domande e risposte, vedrai che stanno arrivando. Arrivando, perfetto, perfetto. Sono su domande e risposte, non sono sui commenti. Nel tasto question and answer. Question and answers. Eccolo. Eccoci qua. Vabbè, queste alcune hai risposto tu naturalmente. Il sito dice allo stock. Intanto io posso dare qualche risposta tecnica perché molti chiedono dove si trova il libro, dove... Quindi allora io qui metterò il link che darà accesso al volume sul sito di Edilingua, quindi potrete già vedere lo specimen, sfogliare alcune pagine. Il libro sarà disponibile nelle librerie tra una ventina di giorni, così come anche l'ebook. E ti lascio la parola intanto. Sì, dico sì, il libro sarà disponibile anche io dopo questa sezione di domande e risposte. Darò un paio di link diretti. Questo libro sarà in vendita anche all'estero? Anna, suppongo naturalmente di sì, perché si può acquistare sul sito di Edilingua. E mi chiedono Sì, assolutamente. sì. Quante ore di corso occorrono per un corso EP per un alunno di livello C2 madrelingua? Ok, questa è una bella domanda perché naturalmente se lo studente è di madrelingua è facilitato, è inutile che è chiaramente facilitato nel fare l'esame, nel sostenere l'esame. Però voglio specificare una cosa molto importante, questo è a seconda proprio della mia
esperienza nei miei 5 anni di mentre ero nella commissione di valutazione dell'esame, c'erano moltissimi, cioè non moltissimi, però è capitato che studenti e studentesse madrelingua facessero una prova molto bella e si capiva naturalmente subito che fossero di madrelingua, che però erano penalizzati nella valutazione di quella prova specifica dell'esame perché non rispettavano i requisiti particolari della lingua. Quindi io ti ringrazio per la domanda perché l'ho specificato molto bene sia nel testo che nel video tutorial, perché a volte gli studenti e le studentesse che vanno a fare l'esame con una certa spavalderia, perché naturalmente parlano già italiano e quindi lo sanno dire, lo sanno fare, in realtà si possono trovare in una situazione in cui non rispondono a dei requisiti precisi dell'esame. E più di una volta, purtroppo, è successo una situazione del genere in cui un ragazzo totalmente italiano di madrelingua magari non rispettava quei requisiti. Quindi è molto utile anche ai madrelingua, che naturalmente lo faranno con molta più facilità, ma che devono capire che devono rispettare quei requisiti particolari. Quindi, Simona De Santis, ti ringrazio per la domanda perché effettivamente è perfetta per questa iniziativa nostra. Dove possiamo rivedere la registrazione? Anna, suppongo che sarà messa sul sito. Sì, avevo già risposto, sarà disponibile sul nostro canale YouTube, sul sito di Edilingua, nei Perfetto. prossimi giorni. Qual è il livello base di italiano per questo esame? Dovrebbe essere almeno un B1 e nelle scuole americane si devono fare almeno 3 anni praticamente di italiano, quindi un B1, B2, diciamo all'inizio del corso sono B1 e poi finiscono con un B2, almeno B2 alla fine del corso. Continuano a dire che sul sito non è disponibile, ma hai dato la risposta. Oh, dai, per noi per organi è importante, bellissimo. Questo libro è digitale, c'è anche la versione digitale all'interno del sito di Edilingua. Sì, è possibile ordinarlo all'estero. Grazie, Lucia, grazie mille. Sì, penso anch'io che sia che venga a colmare un vuoto, diciamo, perché avete visto anche voi che all'inizio, quando ho chiesto a tutte e a tutti qual è la difficoltà maggiore, senza esitazione la maggior parte delle persone hanno risposto: non c'è un libro di testo. Ed è vero, non c'è un libro di testo, quindi sono molto contenta che Telis e Edilingua abbiano accettato la mia proposta. Esatto, Francesca dice che il confronto culturale, anche secondo la sua esperienza, è bravissima. Io ti ringrazio, Francesca, perché corrisponde esattamente al mio obiettivo. Ha ragione Francesca al 100%. A volte nel confronto culturale non è neanche tanto il problema linguistico, magari lo studente lo sa dire quello che vorrebbe dire, ma non ha il contenuto, magari non ci pensa, non ha le idee ordinate se deve fare un confronto culturale. Ed ecco perché ho pensato alle schede riassuntive. Grazie Francesca, è esattamente quello che risulta anche a me dalla mia esperienza. E 20 ore non lo so, diciamo, come diciamo, le distribuisci per coprire un curriculum EP. Angela Vinichello, per esempio, dice: ecco, appunto, era una delle opzioni sulla risposta. A volte per il block schedule non si può coprire tutti gli argomenti. Anche questo è assolutamente vero. Ed è difficile, come vi dicevo, ci sono 6 temi, macro temi con tantissimi sottotemi. Quindi è difficilissimo coprire tutte le possibili argomenti. Hai ragione, Angela. Però naturalmente il nostro lavoro è quello di cercare di suggerire quanti più temi possibili ed ecco perché secondo me la guida aiuta anche moltissimo a fare
una panoramica generale, le schede ti risulteranno particolarmente utili. Sì, nella maggior parte delle scuole americane ci vogliono almeno 3 anni, alcune scuole anche di più, quindi diventa. La versione digitale penso che sia disponibile quando diventa disponibile il Scusa volume. Roberta, se posso intervenire un attimo. Allora, Certo. intanto per chiarire che il libro è in corso di stampa, sarà pronto fra un paio di settimane più o meno, così anche il libro digitale, per rispondere a, scusa un attimo, a Raffaella. Ovviamente ci sono dei distributori negli Stati Uniti, quindi la distribuzione non ha problemi. Sul nostro sito potete trovare la lista dei nostri distributori, ma anche lunedì o martedì che vi manderemo una email di follow-up con tutte le informazioni, aggiungeremo anche la lista dei nostri distributori e poi c'è ovviamente anche il sito. Perfetto. Ecco, per esempio, Anna Maria Murray dice che le multiple choice questions in genere sono difficili perché, e anche qui è verissimo, all'interno dell'esame spesso c'è un audio materiale autentico e a volte ci sono anche dei rumori di sottofondo. Perfetto, ha ragione, ed ecco perché ti dicevo, la mia svolta personale è stata proprio quando ho capito che cosa dovevo fare qualche anno fa. E suggerisco anche nei video tutorial, suggerirò proprio delle cose da fare per ovviare a questo problema. Abituare gli studenti ad ascoltare pezzi di materiale autentico e farli anche registrare all'interno della lezione con il compagno di classe, la compagna di classe seduta a 1 metro di distanza, se questo lo fai dal primo giorno, saranno così tanto abituati che svilupperanno l'abilità di concentrarsi molto sia sull'audio che ascoltano che sulla produzione orale. Quindi hai perfettamente ragione, c'è questo problema e spero di dare delle risposte. Quest'esame lo può fare solo o soltanto madrelingua inglese? No, no, se la scuola è abilitata, accreditata per il College Board, si può fare praticamente in tutto l'anno, in tutto il mondo e basta richiedere poi. In un attimo, tra qualche minuto, ti darò il link da visitare per eventualmente, insomma, avere delle informazioni dal College Board. Eddie, ti ringrazio. Sì, questa guida dovrebbe aiutare veramente i ragazzi. Sì, è vero che l'obiettivo principale è quello di superare l'esame, perché è questo l'obiettivo manifesto. Però spero che aiuti anche gli studenti e le studentesse a sviluppare molta curiosità verso la cultura italiana. Ok, penso che ci siamo per il momento. Sì, penso di aver risposto a tutto. Ok. Perfetto. Anna Gallasa. Ok, posso. Fiorella, ciao Fiorella, che piacere vederti. Ho i miei studenti AP con gli studenti di italiano 5 accademico. Alcuni materiali possono essere usati anche per italiano 5. Allora, la guida naturalmente è indirizzata agli studenti e alle studentesse che devono sostenere l'esame. Quindi chiaramente chi fa AP, questa guida li aiuta. Anche io ho 5 AAP insieme, quindi capisco che cosa provi. E io già dal livello quinto seleziono alcune delle cose che faccio per AP a livello di esame e abituo i ragazzi e le ragazze che stanno al livello 5 già all'esame. Quindi praticamente durante il primo semestre i miei ragazzi di 5 EP stanno insieme, fanno esattamente le stesse cose. E siccome io le prove d'esame le faccio dal giorno numero 1, anche i ragazzi di 5 faranno le prove d'esame. Il secondo semestre poi aggiusto un po', cioè faccio delle cose un pochino diverse, perché chiaramente i ragazzi di EP si devono preparare proprio per l'esame e i ragazzi di 5 fanno più dei progetti, delle attività, eccetera. Però tutto il primo semestre le fanno insieme le cose, quindi va bene anche per 5. Ciao Raffaella, grazie mille anche a te. Salvatore, che piacere. Susanna, grazie mille.
Fortunata, e il libro si può acquistare solo su Edilingua. Telis ha risposto, ci sarà sicuramente un rivenditore. La pratica serve per altri esami? Bella domanda. Io non conosco gli esami che si fanno di italiano per avere la certificazione di italiano in altri paesi. In Sud America sicuramente ci saranno degli esami per ottenere la certificazione e saranno sicuramente diversi da quelli dell'EP. Però io ti consiglio, spettatore anonimo, ti consiglio di prendila una guida, guardatela, vedi com'è. Perché magari può essere utile a prescindere, diciamo, dalla preparazione dell'EP, magari ti aiuta per la preparazione di altre certificazioni. Susan, viene accompagnato con audio registrati? Sì, ci sono gli audio e anche i video tutorial e gli audio sono e tutte le risposte sono sulla piattaforma di Edilingua. Scusami Simona, non sono sicura di aver capito bene. Ci sono delle chat per insegnanti EP per scambiarsi idee? Dove intendi? All'interno della piattaforma? Non ho capito bene, Simona De Santis. Ah, in genere. Grazie, Monica, ti ringrazio, veramente ti ringrazio dal profondo del cuore perché era proprio la mia speranza, diciamo, di colmare un vuoto. E grazie a Edilingua che ha accolto la mia proposta perché beh, chiaramente loro sono bravissimi e hanno capito che non c'era sul mercato qualcosa che aiutasse finalmente gli studenti e le studentesse a superare questo esame. Sì, Pina. Ciao Pina, penso che sia anche utile, magari non tutto, magari ve lo potete centellinare, potete selezionare alcune attività rispetto ad altre. Alcune scuole americane insegnano per esempio italiano a 4 honors per la preparazione poi al corso dell'esame AP. Naturalmente questo dipende totalmente dalla vostra organizzazione e dalla vostra scelta. Potete sicuramente utilizzare la guida selezionando delle attività rispetto ad altre oppure potete decidere di introdurre il corso AP anche a 4 honors oppure a 5, facendogli vedere soprattutto la prima parte della guida che parla del giusto approccio all'esame e poi decidete voi, lo gestite come volete. Ciao Eleana! Dove possiamo trovare il modello di prove AP? Le prove AP stanno sul College Board. Sul College Board puoi trovare le copie digitali degli esami passati, di tutti gli esami passati, penso parecchie, almeno di una decina d'anni. Quindi puoi andare a vedere sul College Board tutte le prove d'esame degli ultimi 10 anni, così ti renderai conto di com'è l'esame e comunque naturalmente io lo spiego nella guida passo dopo passo come è composto l'esame. Ok, va bene, quindi penso di poter chiudere e andare avanti. Quindi se volete vedere lo specimen e le altre informazioni le altre informazioni sulla guida potete andare direttamente a questo sito. Le prove d'esame pubblicate sul College Board, giustamente, sono solo la parte delle free response questions, non c'è la parte del multiple choice questions, però comunque ti aiuta ad avere un'idea sulla seconda parte dell'esame. Per chi fosse interessato, se inquadrate il QR code, sarete portati direttamente alla pagina di Edilingua che offre la descrizione e lo specimen del volume.
Questo è anche il mio sito internet per vedere anche altre lezioni o comunque per conoscere il mio lavoro, o comunque se mi potete contattare attraverso là, anche se volete parlare di altro che riguardi il mondo dell'italiano. E appunto eccomi qui con il suggerimento che mi ha dato il mio amico Mario Costa. Per chi fosse interessato a vedere se l'EP si può sostenere al di fuori delle scuole americane, c'è la spiegazione, c'è tutta una serie di scuole accreditate in giro per il mondo e anche delle istruzioni su come fare per fare questa richiesta. Quindi, per chi di voi non si trova negli Stati Uniti e non ha una scuola, un'insegna AP Italian, ma è interessato a far fare l'esame ai propri studenti e alle proprie studentesse, ecco, le risposte dovrebbero stare sul sito del College Board. Ok, chiedo un'ultima interazione, vi chiedo soprattutto chiaramente agli insegnanti di AP che credo siano i più interessati e direttamente coinvolti. Oh, grazie, grazie mille. Spero che questa presentazione sia stata utile e spero soprattutto che la guida vi aiuti, aiuti gli studenti, li facciano affrontare l'esame con molta, molta serenità. Vi auguro davvero che utilizzando la guida i vostri studenti torneranno dopo l'esame e diranno, come dicono a me, it was a piece of cake, it was a piece of cake. Quindi grazie, io ringrazio veramente tutti con questo piccolo video. Grazie a tutti, grazie a tutti e Telis, Anna, se volete aggiungere qualcosa. Grazie a te Roberta, ottima presentazione, molto interattiva anche. Grazie a tutti i colleghi da tante parti del mondo che sono collegati e per i loro commenti. Buon lavoro in generale e con questo libro che sarà pronto a breve. Quindi buon fine settimana o buona domenica a tutti. Grazie. Ciao a Arrivederci. tutti, ciao.